è un dono immenso perché mi ha visto in prima persona operare e lavorare affinché questo si potesse realizzare. Spero anche che Carlo possa proteggerci e vegliare su di noi. Ci stiamo preparando con gioia a accogliere la reliquia del beato Carlo Acutis, che sarà collocata ed esposta alla venerazione nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Cerignola, conosciuta meglio come il convento e la parrocchia dei Padri Cappuccini. Qui da alcuni mesi, grazie alla solerzia del parroco Fra Gerardo e di alcuni giovani collaboratori, è iniziato un percorso che è soprattutto di preghiera, preghiera e riflessione anche sugli scritti del beato Carlo Acutis. Buona strada, mi chiamo Marianna e sono una scolta del Cerignola 3. Come gruppo scout, ma io personalmente, sono contenta di accogliere la reliquia di Carlo Acutis, in quanto mi ha introdotto in questo cammino educativo degli scout, in un momento particolare della mia vita. La figura di Carlo Acutis mi è stata vicina per comprendere attraverso la preghiera il mio nuovo cammino e grazie a questo amico speciale ho inventato una nuova strada per la mia vita. E per questo sono contenta. Buona strada a tutti. Avere la presenza di Carlo Acutis nella nostra parrocchia francescana, ci vede impegnati sia come comunità di frati minori cappuccini, la famiglia francescana, non soltanto nel parlare e profumare le strade della nostra città di Francesco d'Assisi, ma anche con giovane esempio del beato Carlo Acutis. Quindi, voglio proprio condividere con voi questa gioia e possiate, ecco, venire qui a Cerignola a pregare questo giovane beato dinanzi a questa reliquia. Pace e bene. Come giovani francescani, noi siamo molto felici e onorati di accogliere appunto la reliquia di Carlo Acutis perché dopo un percorso di un anno di adorazione eucaristica seguendo il suo esempio, è come se ora diventasse un nostro compagno di viaggio, quindi il nostro compagno per seguire le orme di San Francesco come giovane francescano e ripeto, siamo molto felici di accoglierla al più presto questa reliquia. Io spero che la reliquia nella chiesa del Santissimo Crocifisso attiri tanti giovani a riflettere sul senso della loro vita, sul sì da dire al Signore con coraggio per un'esistenza piena.